visto che è il periodo degli innesti, proviamo a fare un altro innesto. Ogni innesto va adattato al tipo di pianta che troviamo. Noi qua stiamo trovando una pianta di ciliegio di una certa dimensione, è abbastanza grossa, quindi non troviamo la marza per poter effettuare un innesto a fischietto delle stesse dimensioni, la troviamo più piccola, quindi verrà fatta, questo innesto verrà fatto a corona, una corona particolare. Quindi tagliamo la piantina qua, a questa altezza. Cerchiamo di... facciamo un intacco non molto profondo, solo per intaccare la pelle, poi apriamo leggermente la pelle. Questo è il periodo buono perché la linfa circola e quindi la pelle si apre facilmente. Ecco qua. Una volta aperta la pelle, questa è la marza, una ciliegia ferrovia. Fra le pelle separate andiamo ad incastrare. Intanto che da quest'altra parte sparisce il taglio, poi lo leghiamo. Con l'elastico biodegradabile. Dopodiché, diciamo che abbiamo completato, sì. Facciamo un primo piano di come viene l'innesto. Questa parte, questa ferita andrebbe chiusa col solito mastice che però non ho appresso, magari si può fare in un secondo momento. E dopo che ci mettiamo il mastice si può coprire col solito sacchetto per favorire l'attaccamento. Questo è un innesto a corona. Che Dio ce la mandi buona. Io